Ciao ragazzi, io sono Ricky. Oggi vi porto un'altra deck profile del mazzo che ho portato ieri al torneo della domenica del 30 giugno 2019. Allora, potresti inquadrare il mazzo? Allora, innanzitutto, prima volta wow che non gioco mazzo blu, tutti mi dicono che sono cancerogeno perché gioco blu. E gioco un mazzo rosso. Gioco un mazzo rosso, ovviamente non giochiamo blocco qui, quindi non ho giocato un mazzo particolare che è il Baby. Allora, innanzitutto partiamo dal leader. Allora, il leader di Baby è ovviamente un Mazza Awaken, non è uno Sherron. E quando attacca un leader, lui ci fa pescare una carta. Dopodiché, attivazione principale una volta per turno, possiamo prenderci un danno e scegliere fino a una carta combattimento avversario e togliergli i 5.000. Il che vuol dire che i 5.000 blocker avversari li possiamo togliere, come è successo a me contro Slug, gli ho tolto il blocker diverse volte. In più, quando abbiamo 4 meno vita, risvegliandoci, possiamo stappare 2. Una volta stappato, quando attacca pesca 1. In più, attivazione principale una volta per turno, possiamo togliere 15.000 di potenza da una nostra carta e togliere 10.000 di potenza da due carte avversarie. Ovviamente, già come si può denotare dal leader, è un mazzo che va molto con il depotenziare le carte avversarie e mandarle a 0 per romperle. Quindi questo qua è innanzitutto il leader. Leader piuttosto semplice, ci vedo a fare Self Awaken, ci vedo a pescare, insomma abbastanza simpatico. Dopodiché cominciamo con il reparto baby. Allora, premessa, non gioco lo scimmione. Non gioco lo scimmione perché è una lista molto control, quindi calare lo scimmione a turno 4 full tappandomi lo trovo molto sconveniente. In più, da noi non è uscita ancora la promo di Super Baby 1, di conseguenza lui è incalabile perché dobbiamo tappare 4 e no, non ne vale la pena. Sebbene sia un triple strike, quando l'avversario ci droppa una combattimento, gli leviamo 25, 20.000, 20.000 e peschiamo uno. Ed è un 30.000, è molto forte, però non ne vale la pena senza quella promo. Quindi ho deciso di non giocarla, proprio a zero. All'inizio che ne giocavo 3, ne ho giocate 2, 1 e poi ho deciso di toglierla perché non ne valeva più la pena. Reparto baby, gioco 4 super... come cazzo si chiama? Saiyan Strike the Baby. 20.000 potenza, double strike, quando entra... Peschiamo 1, dopodiché possiamo togliere 20.000 da una battle card avversaria e la mandiamo a 0, magari muore. Lui è un costo 4, ma noi lo possiamo cavare usando l'altro baby, che è il baby costo 1. Eccolo qui. Allora, il baby costo 1 ha l'abilità di mettersi un baby o un Vegeta GT sotto per poter calare il costo 4 dal mazzo. A tal proposito possiamo calare o due di lui, attivare l'effetto l'uno sull'altro, oppure possiamo calare il Daily Training Vegeta. Daily Training Vegeta è un Vegeta GT, semplicemente quando entra peschiamo uno. Molto, molto staple secondo me. Dopodiché, altre carte, giochiamo 4 Chain Attack Trunks, 3 Intensifying Trunks, e ne gioco soltanto 3 perché il leader già ci fa prendere danno, in più sapevo che dovevo giocare contro mazzi molto aggressivi, quindi non sempre prendermi un danno per dare critico serviva poi più di tanto. E questo qua è più una carta che fa male contro i control perché gli presti a scartarsi carte. Contro i mazzi aggro magari se lo crittano la vita è via. Quindi ho preferito giocare soltanto 3, semplicemente per dire ok, nel momento di bisogno lo calo, in più ci calo c'è un attacco Trunks sopra, ha 2 energie in meno. Quindi per questo. Ovviamente a lui lo gioco perché giochiamo la combinazione con la combo con Zeno. Semplicissimo, rompiamo le scatole a Lineage. Che gioca tanti barriera, rompiamo le scatole a tanti mazzi che perdono molto tempo a fare la costruzione della mano, comunque del game. Dopodiché cominciano le carte in due copie, perché ho deciso di giocare svariate carte in due copie per avere più possibilità di contro ogni matchup giocare cose diverse. Allora, incominciando, gioco due Majin Vegeta Agent. È una carta fortissima, se ne avessi avute altre due probabilmente avrei giocato a 4, ok, forse 4 esagerato, magari a 3 copie sicuro. E, 20.000, quando entra spacchiamo una carta che ha 25.000 di potenza dell'avversario ed è forte perché noi possiamo andare a modulare la potenza delle carte avversarie con il baby, leader, con altre carte, eccetera, eccetera. Con il planeta M2 che vedremo dopo. E via. In più, se dice se il nostro leader è rosso, possiamo tappare una blu e una incolore. Infatti, questa qua è una carta che va giocata direttamente nel bicolor ed è il nostro caso. Questa carta guadagna 10.000, doppio attacco, doppio colpo. Di conseguenza, è un 30.000 che picchia 2 volte e fa 2 danni ogni volta che entra il danno. In pratica, io l'ho considerata la chiusura in sostituzione dello scimmione, che era molto più complicato da, scusate, molto più complicato da calare. Quindi, avendocele, giocatene più di due.
Poi ho giocato due Glory Obsessed che però appunto avrei tolto per giocare altri Majin Vegeta. Non è male, dipende molto dal matchup che abbiamo contro, toglie le carte che l'avversario vuole tenersi, come per esempio, che ne so, può tenersi un Borgos, può tenersi, per esempio a me è capitato di il VQ Promo, di poterlo togliere con lui, di conseguenza non è male. Anche perché non abbiamo modi oltre a Zeno di bypassare barriera, quindi avere lui che li attacca è molto buono. In più, vabbè, attacca, si pompa di 10.000 e si stappa, quindi un 25.000 che può attaccare le battle card stappate. Molto semplice. Poi, questa carta, doppio genio, body change genio. Mi piace un casino perché ho, diciamo, strutturato una specie di mini combo a due carte. Praticamente, se noi abbiamo mono genio in mano e baby, possiamo calare genio a costo 3. Lui quando entra la sua auto dice che lui guadagna 10.000. Tutte le Genio Force, ovviamente anche lui guadagnano 10.000. Lui diventa da 15.000 diventa 25.000. Effetto suo, gli facciamo togliere, gli facciamo perdere 15.000 e l'avversario perde 10.000 di potenza su sue due Battle Card. Cosa significa? Se noi abbiamo un 30.000 avversario, noi possiamo far perdere 15.000 a lui. Lui non muore perché rimane 10.000 grazie al suo effetto. E grazie al suo effetto, la sua attivazione principale, possiamo dargliela all'avversario e noi ci freghiamo un suo 20.000. Per esempio, a me è successo di farlo con Gogeta costo 8. E poi mi è capitato di farlo anche contro Slug, eccetera, eccetera. Insomma, è molto buona. È appena una combinazione che non richiede troppe carte. Uno è il leader girato. Semplicissimo da realizzare. Poi, super combo, 4 Bulma, vanno con le vite, niente da dire. Dopodiché, mia carta preferita di questo gioco, Ciampa, perché ci sono dei matchup che molte volte ti negano gli attacchi, quindi quando non te li negano tu gli spari Ciampa, loro come, non, cosa fare adesso non lo so, quindi niente, li destabilizzi, si consumano la mano oppure perdono perché gli fai due danni. E è buono perché possiamo farlo sul leader talvolta quando non abbiamo battle card con cui picchiare, o su Zeno quando abbiamo fatto la combo Zeno. Extra card, allora innanzitutto counter. Gioco Drafter Mage, non ne gioco 4 per il semplice motivo che gioco delle carte che mi vanno a bannare, le carte dall'area degli scarti, quindi ho preferito giocarne 3. Però ho giocato 4 Revenge Death Ball, la carta più forte di Baby, diciamo che ne vale la pena solo per giocare questo leader, per poter giocare questa. La attiviamo in combo timing come se fosse una super combo, tappiamo uno, diamo 10.000 al nostro leader e leviamo 15.000 da una carta avversaria, che fatto in fase di combattimento è fortissima perché se noi siamo in fase difensiva, l'avversario ci attacca, noi non neghiamo, l'avversario comba, noi possiamo sparargli la Revenge Death Ball, magari superarlo, e a fine combattimento la carta avversaria viene spaccata. O viene spaccata subito se l'avversario non comba, per esempio. Quindi, tra l'altro, combinazione che questa qua mi è stata consigliata da Davide, e tra l'altro voglio ringraziare Piero, Davide e Ciccio che mi hanno prestato le carte per fare questo mazzo, perché volevo provarlo, era un mazzo che mi intrigava, avevo trovato delle belle combinazioni. E possiamo fare questa di qui. Contrattacco. Dato che questa qua è una delle poche counter che l'attacco non lo nega, ma semplicemente potenzia il nostro leader e depotenzia le carte avversarie, noi possiamo dare 10.000 a una carta avversaria e in combo timing dagli altri meno 15.000. Quindi noi con una singola combattimento possiamo togliere 25.000 da una carta, il che è molto molto forte. Poi come drop 1, quando non abbiamo niente da calare, Mono Planet M2 non è molto buono, ci permette di depotenziare il leader avversario e fargli prendere qualche danno in più. Ma monocopia, più di uno non giocherei. Passiamo al blu. Oltre, vabbè, ai 3-0 che avete visto prima, gioco anche 4 Senzubin, che è tipo la carta più forte del gioco in assoluto. E veramente, un mazzo senza Zubin non è un mazzo fatto da me. Io adoro il colore blu, è un colore che mi piace troppo in questo gioco. Quindi, vabbè, gioco 4 Senzubin, ci vedo da stappare, ci vedo da mettere le energie per fare Majin Vegeta, Agent, eccetera, eccetera. Altro blu, giochiamo 2 Whis Coercion. Dato che giochiamo soltanto 3 After Image, gioco anche le Whis Coercion. Dal momento che comunque ci vanno a stappare anche le rosse, quindi possiamo negare un attacco, stappare una rossa e essere pronti con i counter rossi o con la Revenge Death Ball. Infine, giochiamo il rosso, giochiamo il blu, giochiamo anche un po' di nero. Ovviamente non vanno né energie, però giochiamo doppia Time Choice. Questo perché è un mazzo che talvolta necessita di vedere Zeno se abbiamo Trunks, Trunks se abbiamo Zeno, piuttosto che vedere i baby per poter calare i costi alti. E ci può aggiungere anche il Ciampa. Insomma, è una carta particolarmente versatile e mi piace molto in questo mazzo. In più è un mazzo che non gioca più di tanto di cimitero. L'unica cosa che ha di cimitero sono le After Image. Infatti ne gioco 3 anche per questo. Dopodiché, Mono Crono A.
Questo perché sapevo che al torneo ci sarebbero stati un Lineage, che alla fine non c'è stato, ha cambiato mazzo alla fine, e un Broly Gon Super Saiyan 2 che giocava Shuvesh. Di conseguenza ho detto vabbè, la main deck al massimo vado contro un matchup inutile e l'attivo pesco uno. Mi piace un sacco giocarne. Magari ho questo Kami di main, siccome c'erano più mazzi a cui faceva male questo, prevedo mettere questo. Alla fine il matchup contro cui serviva non mi è uscito, e tutti i matchup che mi sono usciti lei è stata utilizzata o per combare o per pescare uno e basta. Ultima carta, infine giochiamo Mono Minus Killzone. Allora, appunto c'era questo Broly con Super Saiyan 2 che giocava Cold Blood Last, c'era Lineage che doveva esserci Lineage che giocava Cold Blood Last. In più c'era un Frieza Prison che giocava pure Cold Blood Last. In più c'era anche Slug che giocava la Preemptive Strike. Quindi, onde evitare che le mie giocate più importanti venissero interrotte, giocavo Minus Killzone di main. Se dovessi fare delle modifiche a questa lista, vabbè, ovviamente sapendo che mazzi ci sono, non giocherei questa. Perché un conto se ce ne sono due, un conto se ce ne sono soltanto uno. Di main la giocherei soltanto i side. Quindi toglierei questa, poi toglierei loro due per giocarli di side e giocare probabilmente il terzo Vegeta Agent. In più non li ho avuti prima del torneo, li avrei voluti giocare. Doppio Burst Attack Song Gohan. 15.000 critico, quando attacca se ne abbiamo 4 carte o meno in mano pesca 2. Ed è molto buono perché noi talvolta rimaniamo senza carte in mano e comunque con 15.000 possiamo portarlo di Gen Attack Trunks molto molto forte. Infine vi faccio vedere la side, anche se in realtà non mi sono trovato a seedare per svariati motivi. Allora, innanzitutto giocavo doppio atto qui. Nel caso giocassimo contro matchup particolarmente aggressivi, volevamo avere qualche counter in più. Ho detto vabbè, ce la metto di side, ma alla fine non l'ho seedata. Non ho seedato niente di quello che vedete qua. Monochamp, giochiamo il secondo, se sono mai mazzi appunto che particolarmente aggressivi e noi li devastiamo con Ciampa nel momento più opportuno. Il quarto Intensifying appunto contro Mazzi Control, che semplicemente gli crittiamo le vite e quindi ciao. Dopodiché doppio Tenzing, vabbè, questo qua contro tutti i mazzi blu, Janemba, Hildegard, non ce n'erano, però per sicurezza l'ho voluto inserire. O magari anche contro Baby di side non è male, per il semplice motivo che è un mazzo che si basa molto su stappare, giocando il blu ovviamente. Dopodiché giocavo vabbè, anche due mercenarietà, c'era Slug e quindi diciamo che Slug era il motivo principale per cui giocavo Tao. Dopodiché giocavo un Tokitoki, la seconda Granoa, due Kami, non si sapeva mai, un Dende perché alla fine si è rivelato buono metterlo di side perché c'era un Vecuramp e Bicolor, e Vecuramp Bicolor, quello nuovo a blocco, e quindi ho detto vabbè mettiamolo, non si sa mai. Poi c'è questa qua contro Gogeta BR, però non mi è servita, non ho messo side. E la seconda Minus Killzone, appunto, contro tutti quei mazzi bellissimi che vi ho detto prima che giocavano le counterplay. Quindi, allora, riassumendo, in questo torneo, primo turno, sono stati 3 turni. Primo turno vado contro Gogeta BR. La prima la riesco a vincere io, matchup molto particolare, devo dire, perché non sono riuscito a calargli il baby costo 4. Perché non riuscivo a vedere i baby costo 1 banalmente. Allora, la prima gli tiro tipo 2-0 e quindi riesco tranquillamente a Madonna, sta zanzara, sta mosca. Allora, riesco tranquillamente a vincere la partita. Tranquillamente, in realtà, non troppo, è stata abbastanza combattuta. La seconda non riesco a pararmi sui attacchi perché ho detto cavolo, ho vinto. Avevo calato Majin Vegeta 30.000 che bittava 2 volte. E lui aveva 2 counter in mano. Quindi se li era tenuti apposta per quella situazione, dovevo aspettarmelo. E io ero rimasto full tappato, purtroppo. Dopodiché, e quindi una vinta io, una vinta lui. Poi arrivano i turni, quindi finiamo in pareggio. Finiamo in pareggio e primo turno finisce in pareggio. Secondo turno vado contro Frieza Prison e 2-0 per me. Devo dire che Frieza Prison è un mazzo che ho intenzione di portare perché è un mazzo interessante. Se lo sai giocare bene, è veramente interessante. Dopodiché, terzo turno, vado contro Slug della mia ragazza. Sul canale trovate anche la deck profile che vedrete insieme a questa qua di Baby. E niente, la prima la vinco io, la seconda la vince lei e la terza la vinco io. E quindi, diciamo, il torneo finisce. Avremmo dovuto fare la finalissima, purtroppo non c'è stato il tempo e sarei stato contro Davide che giocava appunto il Vecuramp Bicolor.
cercherò di rimediare perché è un matchup che volevo provare, Baby contro questo mazzo qui. E niente, devo dire che mi sono divertito, è sempre un piacere giocare a Dragon Ball, è un bel gioco, quindi tutto qua. E va bene, io vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao.